Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video top, flop e decluttering, ottobre, seconda parte. Partiamo subito. Allora, diciamo che vado un po' random. Anzi, diciamo che parto dalla fine, arriviamo all'inizio. Vediamo un po', facciamo questo cambio. Allora, rossetto. Rossetto Artist Rouge Matte nel colore M400 di Makeup Forever. Un bellissimo rosso che mi piace perché è un matte. Però è un matte molto molto confortevole, assolutamente top, che però non viaggia. Quindi è assolutamente un top, anche se sicuramente è un rossetto che, come sapete, non è proprio la mia comfort zone, però mi piace molto. Poi matita labbra di Avon Ultra Glimmer Stick Lip Liner. Mi piace tantissimo il colore e anche la formula è molto buona. Credo che non le faccia proprio, è un vero peccato perché è morbida ma nello stesso tempo non viaggia e riuscite comunque a fare un tratto preciso perché non è troppo morbida, quindi assolutamente top. Top flop ni direi la waterproof di Sephora nel colore trasparente, perché quel tipo di matita che io in realtà non uso mai. Quindi, cioè come tipologia è buona, però non mi vedrò mai ad usare questo tipo di matite. Invece, continuando con le labbra, gloss Alastair della linea Ultra Plush Lip Gloss di Benefit, che purtroppo non fanno più. Il colore è sicuramente un po' troppo rosa Barbie per essere nelle mie corde, però adoro questo tipo di gloss e dosato nel giusto modo mi piace. Infine, amo il lip lava di IORT Makeup perché è assolutamente confortevolissimo, rimane lucido, però non viaggia e ha anche una buona durata, quindi assolutamente top. E mi piace per lo stesso motivo anche lo Sleep Tint di NYX nel colore I Wake Up Like This, che è sempre un bel nude. Anche questo rimane lucidino, meno di lip lava, ma comunque non diventa mai opaco. Ovviamente sono entrambi transfer, assolutamente, però molto piacevole sulle labbra e come durata non c'è male. Ok, fatto questo, proseguiamo. Ok, allora, per le sopracciglia, il Foolproof Brow Powder di Benefit. Questa polvere per sopracciglia, assolutamente, anche in questo caso ho realizzato le sopracciglia con questa polvere. Diciamo che l'applicazione a polvere non è la mia preferita, preferisco sicuramente tra tutte le applicazioni la matita. Poi il gel e per ultima la polvere. Però come polvere queste sono sottilissime, assolutamente top per il genere. Poi, ombretto in crema, il Soft Ocre di MAC, vabbè ve ne ho già parlato di recente quindi non mi dilungo, infatti si sta seccando, devo sbrigarmi. Prodotto top come base occhi, niente da dire. Matite occhi. Grande scoperta la Sephora. Sephora. Perdonatemi, sono più cretina del solito. La Contour Eye Pencil Waterproof Nera. Cioè ragazzi, è di un nero strepitoso. Wow, mi piace tanto. Non so perché non la usassi. E vabbè, certezza il Jumbo Pencil nel Color Mix di NYX, Milk di NYX, che è assolutamente top, anche come base per gli ombretti. E palette Huda Beauty Mauve Obsession. Allora, diciamo che la qualità è quella Huda fenomenale. I colori sono molto belli, certo è che diciamo che non c'è tutta questa enorme differenza tra i colori. Quindi alla fin fine, quando si va a ricreare i make-up, sono più o meno sempre tutti gli stessi tipi di make-up. Però quella è assolutamente top. Mi piace assolutamente. Poi, palette di blush di Mulac, la Moody Blushes. Adoro questi blush, sono assolutamente stupendi, pigmentati, ma si sfumano. I miei preferiti sicuramente questo e questo, che sono i Climax, bellissimo, spero lo vediate. Quest'altro che è Of Course, e anche questo mi piace molto, questo più scuro che si chiama, ce lo possiamo fare,
Be bold. Detto questo, in realtà sono tutti molto belli e li uso tutti volentieri, però tra tutti, se dovessi comprare soltanto tre blush, sarebbero sicuramente questi. Poi, illuminanti Jeffree Star Platinum Eyes. Credo che questa non la vendano più, non so se Macchillari ancora ce l'ha. Però è assolutamente bellissima. Gli illuminanti sono sicuramente molto particolari, unici. Ho preso i quattro colori più portabili. Comunque, come vedete, sono colori che alla fine si possono portare. Sicuramente i meno portabili sono sicuramente Lavender Snow. Però sì, Glacier e Alien Eyes sono sicuramente quelli un po' più particolari. Ma comunque bellissima sicuramente da avere. Top, topissimo il Last Lab Baby di Fenty Beauty. Questa è una mini size. Questo colore, secondo me, è qualcosa di veramente bellissimo. Correttori. Allora, Astra con Color Concealer. Allora, confermo che mi piacciono questi correttori. Allora, vi dico che il verde e il viola praticamente non li ho mai usati. Mentre l'arancio è molto buono e anche i due color carne. La texture è cremosa, però non troppo. Quindi sicuramente se avete un perucolare secco, innanzitutto io sul perucolare uso soltanto l'arancio. Però dovete stare molto attenti perché comunque potrebbe seccarvelo. Per le imperfezioni questi due sono assolutamente top. Mentre mi piace il correttore Polergenic di Bella. Ve lo faccio anche vedere. Perché quindi non ha una copertura full, però comunque si illumina bene il contorno occhi. Poi, contouring in crema di Mulac. Allora, sono sicuramente molto valide queste creme. La cosa che... Vedete, me ne ho prese due a caso, assolutamente super pigmentate e si sfumano anche molto bene. La unica cosa che mi lascia un po' perplessa è che non è tanto prodotto e ha una scadenza veramente irrisoria perché mi pare che 6 mesi, quindi... Quando mai finirai una palette così? Ancora se copri solo un colore, ma la palette. Però vabbè, io li sono da scaduti, non ho avuto nessun problema, quindi ok. E infine, primer di Too Faced Prominent Peasy. Questa è la mini size. Secondo me questo primer è abbastanza inutile, quindi è l'unico flop di questa giornata. Perché è di quei primer che vogliono essere tipo riempitivi siliconici, un po' alla stregua del Benefit, del Pore Filler. Tra l'altro non profuma neanche di pesca. Vabbè, questo è rilevante. Però secondo me non riempie così tanto. Quindi boh, non mi è piaciuto come prodotto. E questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se l'avete già fatto. Alla prossima, un bacione!